Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Questa è la seconda edizione di Balla Biofil, secondo anno che si svolge questa bellissima manifestazione a tema collezionistico. E prima di procedere con la serata, quindi ci sarà la musica che ci accompagnerà fino al termine di questo evento, voglio prima fare un resoconto di tutto ciò che è successo oggi. Oggi c'è stata una bellissima giornata a tema collezionistico, sì. Abbiamo avuto veramente comunque una buona affluenza e soprattutto c'è stata anche tanta soddisfazione tra gli espositori. Questo è un evento principalmente dedicato al mostrare che il collezionismo non è un qualcosa di morto, ma è un qualcosa di vivo, e cioè è stato dimostrato proprio oggi, perché con la presenza di tutte le persone che sono state qui e hanno visitato questo evento, c'è stato proprio questo riscontro. E oltre ad essere appunto un evento a tema collezionistico, è anche una festa questa, perché dovete sapere che questo evento è organizzato da AIDO, dal gruppo comunale di Ballabio, in collaborazione con il GSO di Ballabio, che trovate là nella cucina, quindi per chi ancora non avesse mangiato, c'è il menù, andate a mangiare. E questa è anche una festa perché collaboriamo noi in qualità di Numismatica. Numismatica è un progetto nato ormai 2 anni e mezzo fa da me e Gabriele su YouTube, e su Numismatica trattiamo di tematiche legate al collezionismo, e in particolare siamo riusciti negli anni a creare una community di giovani collezionisti. Il nostro più giovane collezionista ha ben 12 anni. Quindi non so, adesso ringraziamo giusto brevemente quindi tutte le associazioni e tutti gli sponsor che hanno reso possibile Balla Biofil per questa seconda edizione, e poi lascio la parola a Gabriele che illustrerà un attimo cosa faremo dopo. Quindi tutte le associazioni, come detto, AIDO, gruppo comunale di Ballabio, Don Achille Gumier che ha organizzato tutto ciò, il GSO di Ballabio che in cucina era presente e ha organizzato tutta la parte relativa alla cucina. Poi abbiamo gli sponsor che hanno reso possibile Ballabio Fil, in particolare un grande ringraziamento a Leuturm, che è un'azienda tedesca di collezionismo, quindi produce tutti i materiali legati al mondo del collezionismo, Praga SRL, Aermatic SRL, Rama Fluid, Berry Bernardo e il ristorante della Villa del Pino. E questa era la nostra lista degli sponsor. Sì, ti lascio assolutamente la parola. Allora, adesso noi proseguiamo con un'intervista a Giancarlo, che è un collezionista da parecchi anni. Quindi io direi che passo il microfono e la parola a lui per raccontarci un po' la sua esperienza, in sostanza. Ciao a tutti, sono Giancarlo, non ho 12 anni, quindi non sono il più giovane collezionista presente, però fa piacere sentire che ci siano comunque ancora delle nuove leve, comunque un ricambio generazionale che purtroppo nel collezionismo è sempre più raro. Chiedersi il perché me lo sto domandando ancora adesso, speriamo che comunque ci possa essere questo ritorno a voler rivedere, riconoscere un po' la nostra storia, perché comunque tutto quello che riguarda il collezionismo comunque è qualcosa che viene da dentro. Cioè io quando nel 2013 ho fondato l'associazione Amico del collezionismo liceate, di cui sono presidente, facciamo circa 22 soci, ho sempre sostenuto nel dire che chiunque, anche se pensa di non esserlo, lo è collezionista, perché comunque se una signora nella borsa, o se un signore nel cassettino della macchina, o nel cassetto di casa della scrivania o di un armadio, magari ripone ripetutamente alcuni oggetti più di una volta. Possono essere qualsiasi cosa, però in quel momento lui sta già collezionando o lei sta già collezionando qualcosa. Io mi ritrovo, non so, sulla mia scrivania un portapenne, mi ritrovo dentro 10 penne e dico: ma perché le ho messe lì? Forse in quel momento mi stavano piacendo le penne, quindi alla fine
c'è chi colleziona penne, ma le cose più disparate, anche chi mette le calamitine sopra il frigorifero. Inizia, beh, sono andato al mare qui, sono andato via, poi si ritrova il frigo tutto pieno, ma tu stai collezionando, non è più un discorso di dove sei andato, ti piacciono le calamitine. Quindi il collezionismo spazia a 360 gradi, quindi da qualcosa che può essere molto più storico, un classico come la filatelia e la numismatica, che sono per me i classici proprio del collezionismo, come qualsiasi altro oggetto. Niente, detto questo, volevo ringraziare dell'invito Ballabio Phil, ecco, di questa possibilità che oggi mi ha dato. Sono venuto qua, ho esposto, mi sono divertito, è stata una bellissima giornata, spero di essere rinvitato nuovamente e, ecco, confido nel fatto che ci possano essere sempre più giovani che si avvicinino a collezionare, a iniziare a capire e incuriosirsi su che cosa vuol dire cominciare a raccogliere qualsiasi cosa. Un piccolo aneddoto: mio padre, ad esempio, che mi ha trasferito questa passione, che poi ho riconosciuto viscerale, comunque, perché da non guardare niente di quello che aveva, improvvisamente con un click si accende una lampadina e inizia a guardarlo, quindi ti accorgi che comunque ti è stata trasmessa. Quando andavamo al mare portava a casa sempre un sacco di conchigliette. Quelle conchigliette, cioè, non erano un cavolo, erano un ricordino del mare, ma quando inizia a farne dei barattoli di marmellata pieni, ma più di uno, collezionava le conchiglie alla fine. Cioè, quindi molto probabilmente da questa piccola cosa è nata tutta questa mia passione, no? Comunque, poi. Va bene, ringrazio tutti, grazie per il bel evento e buona serata e buona continuazione. Grazie. No, è molto interessante il discorso che hai fatto. Molto interessante anche perché noi sul canale, soprattutto di numismatica, questi temi li abbiamo molto trattati, sia il tema del collezionismo giovanile, ma anche la tematica del collezionismo non come un qualcosa per cui si è arrivati, perché in realtà il collezionismo è un percorso, è un po' come andare in palestra, è la stessa cosa. Ci sarà la persona che ci va da una vita e quindi è bravissimo, skillato e tutto, e ci sarà la persona che è appena arrivata in palestra e non saprà sollevare un peso. La stessa cosa è nel collezionismo, funziona esattamente così. C'è la persona che si approccia per la prima volta, non ha mai visto quella moneta, non ha mai visto quel pezzo, e a quel punto nasce la curiosità di approfondire quella tematica. Difatti è anche bello questo, cioè nel mondo del collezionismo ci sono collezionisti nuovi, collezionisti esperti, e tutti questi collezionisti collaborano per alla fine portare avanti un hobby. Volevo aggiungere una cosa che mi sono ricordato adesso, ma con lo spunto Simone. È importante fare qualcosa che piace, quindi deve soddisfare, però ecco, sempre stare attento, poi attenti all'aspetto economico, cioè ovviamente avere un sogno è giusto, quindi arrivare ad avere magari la cosa più bella che si può desiderare della propria collezione, di una collezione, però lasciarlo sempre vivo, sempre acceso. Magari un giorno potrà arrivare, ma se non arriva, non andare a diventare matti, cioè quindi avere sempre un budget che si può spendere senza problemi ad arrivare fin dove si arriva. Questo sicuramente, cioè, bisogna saper scindere bene le due cose, perché se no c'è gente che si è anche rovinata per il collezionismo. Poi io mi auguro che nel corso dei prossimi anni, quando io non ci sarò più e loro andranno avanti, il collezionismo incominci a diventare qualcosa che è stato un po' preso sotto gamba negli ultimi decenni per mille motivi, che non sto qua a elencare, se no stiamo qua delle ore, e magari possa passare a diventare antiquariato per alcuni pezzi, perché quando i pezzi iniziano ad avere 100 anni, di qualsiasi cosa si tratta, li si trovano nei negozi di antiquariato, punto. Quindi che è carta, che è ferro, che è piombo, che è rame, che è legno, è antiquariato. Quindi ovviamente però all'inizio, quando si comincia, a stare sempre molto attenti, darsi quel piccolo budget. L'unica cosa è sempre comprare roba bella, pezzi belli, cose tenute bene, intonse, perché comunque se un giorno dovessero diventare antiquariato, la prima cosa che guarda un perito è la condizione del pezzo.
che costa 1, che costa 1000, la condizione. Costa 1 ti do 1, costa 1000 ti do 1000. È tenuto male ti do 0,50, anche se costa 1000, perché è tenuto male. Quindi la condizione è la prima cosa da fare. Però ecco, detto questo, tenere sempre in considerazione e dividere le due cose. La passione, l'ho preso, mi sono soddisfatto, mi sono divertito, so che ho speso quello che potevo spendere, ma non farsi, ecco, idee strane di... perché c'è gente comunque si è indebitata per il collezionismo, eh? Cioè, quindi stare molto attenti, cioè saper frenarsi e chiedere magari consiglio più più anziano, cioè passato prima e quindi dice attenzione, vai con calma e potrai arrivarci magari più avanti. Ecco, tutto qua.